Bella ragazzi, qui Ron e bentornati, siamo qui oggi con la 15ª giornata del campionato FIFA Foot, me la godo. Oggi torno io in cabina di commento, in mia compagnia abbiamo il nostro caro Gianni Click, ma per la prima volta abbiamo qui presente l'incredibile Danny Battle. Io vi odio, porca di quella puttana. Eccezionale giornata di campionato, la classifica avete in questo momento. Gianni, commentala pure, dimmi qualche considerazione personale. Tua madre. La classifica, Teo, è inutile che fai ste cose perché sei primo. Vorrei vederti lì in fondo alla classifica. Vediamo poi come parleresti. Parte il dissing al minuto 2. Questo non è dissing, è oggettivo. Sei primo, è oggettivo, non è dissing. Senti, tra moglie e marito non mettere il dito. Posso commentare dicendo che questa giornata che stiamo per vedere è fondamentale per l'equilibrio della classifica per le parti alte. Ebbene, come sì, per i maroni. Perché come vediamo, la giornata 15 vede in alto nel tabellino una grafichina di Mollu. Grafichine, la sfida Dread contro Ron, primo contro secondo, poi Mollu contro Marza, Zano contro Gabbo, Delus contro Johnny Click e Danny Battle contro Zamp. È una partita veramente difficile, ci giochiamo il campionato, ma non perderei altro tempo e andrei a vedere come sono andate queste partite. Io già mi immagino le nottate di quest'uomo con la cochina sulla scrivania a perdere partite. Amici, posso lanciare una cosa? Lancia. Le grafichine. Signori, siamo arrivati qui alla prima partita che vede la squadra di Mollura, il buon Fabio, contro perché lasciano il maestro? 12 ore di che non c'è la formazione del maestro. Non c'è la sua formazione, ovviamente. No. Dopo 15 giornate per non capire ancora come mettere. Attenzione, intanto io ma non cos'è? So se c'è il maestro che si lancia in area per bloccare il buon Fabio Mollura. Attenzione, il maestro sulla fascia. Questa potrebbe essere una partita abbastanza tesa, Italia A contro Italia B, tra virgolette. Perché comunque Marta c'ha l'Italia un po' più forte, Mollu c'ha l'Italia più buggatina sulla carta, perché ha dei giocatori abbastanza tremendi. Finito. Quasi alla pari, primo tempo poche emozioni. Vediamo il secondo come parte. Parte subito con Mollura da metà campo allo ma start. Ma che passaggi sono? Numeri? No. Numeri, no, di Mollura, eccezionale! Che gol! Dani, no, guarda che Mollura, quell'uomo si esercita, cioè avrà fatto più partite di FIFA che Pippe. Perché io ti giuro è diventato fortissimo. Sì, Mollura inizio campionato era un bidone raro. Adesso è veramente tremendo. Non è adesso il primo in classifica si può permettere di giudicare in questo modo gli altri. Vabbè, ho capito. Ma cosa sono? Ma che gol, incredibile, 84esimo. No, ma io sono scioccato dai passaggi. Nel senso, bellissimi gol, per l'amore del cielo. Ma i passaggi come fanno a essere rasoterra così, delle rasoiate, cazzo. Gli ha messo dentro anche un gol a 2 all'ora, preciso nell'angolino. Sigaretta in bocca per Mollura e after sex. Ancora, un'altra azione. Attenzione, il recupero. Cos'è? Gliel'ha stantuffato nel di dietro, eh? Crossettino random. È qua. Povero maestro. Oh, aia. Rip qua, maestro. Qua il maestro è circuitato, ragazzi. Attenzione! Oh, eccolo! No. Era nell'aria la situazione. Il maestro non ha sopportato l'umiliazione. Ah, vabbè. Quindi 3 punti per Mollura e col Minecraft andiamo a vedere una partita che vede protagonista il nostro caro Danny Battle. Posso dire una cosa? Visto non puoi che dire il primo niente video. Perché spoileri poi. No, Danny. No, dico solamente che non so più perché il signore Dio Padre onnipotente, creatore di Foot e della Terra, non mi fa più giocare in nessun modo. O faccio veramente cagare io, cosa ma improbabile. Ma non devi chiedere a lui, devi chiedere le mani. Non un paio di mani nuove, Dani, comunque. A tutti e due vengo a scoparvi la mamma. Va bene. Magari, attenzione, Orellana. Attenzione. Parte Zampi, incredibile. Un buco difensivo eccezionale. Sì, è un pochettino, vedi, è gialla perché... Ma guarda che me l'ha steso! Vabbè, falletto, te l'ha dato. Ma falletto cosa? Ma ha steso il nero con le scarpe di gomma. Ma a parte che è fallino, non è falletto. È fallino, è vero, hai ragione. Attenzione! Oh, la madonna! Ma vabbè, ho capito, il nano che fa queste cose anche te, Dani, comunque, Ma poi, guarda, come l'ha toccata la palla, io mica l'ho capito. Ancora Orellana! E la madonna! Cioè, ragazzi... Cioè, gol della Madonna, però il signore in questo caso si sta accanendo contro di me. Diciamo la verità. Ma è un bel gol. Ha tirato un diagonale indiagonabile, infatti. Comunque. Ma guarda che ha preso il palo interno poi. Sì, cioè, bravissimo, bellissimo gol. Nulla però, da Dani, dire. Avevi 0 tiri in porta contro gli 8 tiri di Zamp. Lo so. Qua... Zitto, che lì con Castro. Castro!
No. Castro veramente perché non ha i coglioni di tirare. Non ha le palle. Isco, attenzione. Ottimo inserimento, Isco, guarda, top player. Dai. Vabbè. Ti sta bucando come una gruviera. Il fancy shot di Zamp. Guarda il sacchetto. Non si riesce neanche a capire nel replay chi abbia veramente toccato la palla. Qua c'è però c'è del disrespect da parte di Zamp. Sì, qua è stata l'umiliazione volontaria. Zamp, sei fuori da me la godo. Sei fuori da me la godo, Zamp. Ma un gol lo fai, dai, almeno uno. Non lo so, cerchiamo di capirlo. Niente. No, nel senso, ma non vorrei spoilerare, però nel senso, guarda i miei, sembra che camminino come faceva il rigore. Vabbè, per cos'è sta scivolata? Cos'è sta cosa? Niente, raga, non funziona più il mio cervello, sono scollegato. Ha flippato i tasti. 2-0. Ha recuperato un po' danni a livello di tiri, però purtroppo perde. Attenzione. Zamp ti recupera in classifica 17 punti. Anche attenzione. La mamma di Zamp mi scoperei, comunque. Ti amo, Edinson. Allora, questa la commento io. La commento io perché c'è Johnny Crick contro Deluxe. Ha una partita che sulla carta è 9-0 tutti al bar. Non è vero. Però sai come vanno a finire queste partite. Però ho dei sospetti che Deluxe, quando ci sono gli avversari contro quelli che dici, vabbè, vinto per forza. Attenzione. Johnny. Deluxe è un boss. Johnny, perché fai questi tagli nell'edit? Perché mi hanno detto, devi mettere di quando comincia la partita. Se non succede un cazzo, cosa vuoi da me? Vabbè. Cos'è? Che replay tagli, Johnny? Che replay tagli? Non hai ancora capito dopo 7 anni. Ma che buco! Ma che buco difensivo, Deluxe! Fai qualcosa, dove va? Guarda qui. Cioè, guarda, io in questa partita, guarda, veramente non vi dico. Guarda che buco lì, come è uscito, Johnny? Maria! Ma va avanti! Devi stare calmo, insegnante maledetto! Commenta la partita! Infatti guarda, ho detto per me doveva andare avanti, poteva rischiare. Guarda, bello! Belle bello! Servono soprattutto, Niente, raga, non entrava la palla, non c'è niente da fare. Perché la difesa di Delo è a metà campo comunque? Perché che mi spazi marcava enormi. Mi marcava strettissimo, non puoi capire. Ma che cosa? C'è dei varchi. Vabbè, Johnny, dai. Ma l'ha dritta la banana lì, il piede. Se non si allaccia le scarpe prima questo giocatore. Cioè io voglio bene, ma questa partita io stavo sudando. Infatti vedo un po' di un 0-0 tremendo. Ero con l'asciugamano, sì, con tremendo l'asciugamano. Per il momento, 48esimo, Cavani finta. Quando è così è gol. Mamma è gol mia. No! Vabbè, gol. Pensavo qualcosa di migliore comunque. Oh, che cazzo vuoi? Guarda, questo qua è un gran gol, Rimpallino time. Meritava, però. A parte che Edinson, veramente, permettetevelo, dà energia a questa squadra. Vabbè, di Maria, gol della Madonna, quindi, no? Appunto, perfetto. Guarda qui, guarda qui. Oh! Oh! Ah, cazzo, che cos'è sto replay, Johnny? Aspetta! Ha fatto aspetta. Una tecladura sulla linea del. Guarda il portiere. Aveva il culo dentro il palo. Non so se l'hai visto. Che è nata di culo proprio. Beh, esatto. È meglio il culo dentro il palo o il palo nel culo? Attenzione, Deluxe però continua ad attaccare in una maniera eccezionale. Oh, oh, guarda, disegni, no. Ti prego, Delu. Ragazzi, tutti con le scarpe slacciate erano i miei. Ma Delu, cosa? Ma avevi l'occasione della vita. Ancora Delu. Ancora no, questo era brutto però. Scusa, vabbè, ma perché però, hai il portiere coi capelli fonati? Non è vero, è il Cell. Attenzione, Karim Benzema. No! No, dai, me ne vado. No, cioè, no, ragazzo, me ne vado. I gol nella mia porta li stavo facendo io. Ma cosa, Johnny? Hai avuto due occasioni. Beh, vabbè, ciao, Rip. Guarda qui, Edison. Rip. C'è niente da fare, ragazzi. No! Non entrava. Johnny, anche a lui non entrava comunque. Ma cosa vuol dire? Ma almeno io tiravo, a me la palla rimbalzava addosso. Vabbè, è ovvio che a livello di creazione di azioni, tu, essendo più in alto in classifica, hai più possibilità. Lui per il posto che è, ha fatto una grande performance. È vero, cioè, Delu, ma infatti lo sto dicendo, Delu in questa partita non sembra neanche lui. Infatti io resterò sempre col sospetto che abbia fatto giocare qualche amico. Lui. Esatto. Vabbè, dove poi, eri quel giorno lì tu? No, cos'è? Mamma mia. Quando Cavani decide di andare a segnare, non gliene frega niente a nessuno. Ragazzi, non si ferma, cioè. Quando Matador. Quando capisce, non si ferma. Cioè, un locomotore o un Matadoro in squadra, è impossibile. Vabbè, 2-0, chiusa ogni speranza per Delu, che rischiava di fare il colpaccio. Dopo aver battuto Zane e pareggiato con Dredd, rischiava di fare il terzo colpaccio. Tanto onore, però, per Delu, Sì, comunque ha lottato come un vero gladiatore, anche se non è servito.
tre punti a Johnny Crick che rimane attaccato nei piani alti della classifica. Che poi guarda vedremo. Come esulta Matuidi che dice ti sto venendo a prendere J-Fon. Lo so Johnny, qua c'è un terrore delle ultime tre giornate più questa, che mancano ancora due partite. La prossima, se anche potevi tagliare, ma no, perché di Cavani? Perché c'è Edison? Ma perché? Ma chi se ne frega di Cavani? Taglia questo pezzo, Johnny Crick! Oh, mi avete detto di mettere anche le esultanze finali. Ma non vabbè, lasciamo perdere. Qua c'è lo Zano. Zano contro Gabby Squared. Zanoyer con Han, classico mia, ormai. Dopo un minuto, capocannoniere Han del campionato. Uno Zano che ha avuto un paio di giornate no, ma lui comunque ha questi alti e bassi. Attenzione al capo di Squared! Ma quando è in giornata è abbastanza infermabile il caro Zano. Vediamo se il bomber di Squared riuscirà alla beffa, la beffona. Attenzione, niente. Rischi. Però... cosa fanno nel campo quelli là? Si accasciano. Però 26 vabbè. Minuti già ci sono un botto di azione. Ecco. È partito, ecco. Han per Embolo 1-0. Partito l'Embolo come sempre, ragazzi. Riscoperta del mercato Embolo, riscoperta del mercato qua di Gabbo lo vedo un po' sbilanciato però adesso, no, attenzione ad Han. Ragazzi. Bellissima per Luis Gusto. Vabbè. Qua un gran gol di Zanone, Gabbo sotto 2-0. Che altro il difensore di Gabbo, però il piedino lo poteva mettere lì. Infatti, però ha fatto un bel sembrava Carla Fracci il difensore. Però ragazzi. Oh mio Dio, la Madonna! Due minuti dopo, Socrates. Cos'è? Dagli 11 metri di testa. Questo è un colpo di testa leggendario, cazzo. Dai, raga, no. Cinquantesimo minuto, Gabbo in bambola. KO tecnico. No, però posso dire che Han ha segnato anche stavolta. Basso livello, però te l'accettiamo, È infermabile, ragazzi, cioè Han proprio... Però posso dire una cosa che Zano sta facendo. Giustamente porta avanti la sua squadra e non è che fa i giochini. Cioè lui poteva farne anche 5-6, ma giustamente gioca per onore e rispetto dell'avversario, cioè, ma no, se sta 4-0 Dani. Appunto, ma è giusto. A me, io odio quando Justron mi dà 4 pere e fa Melina a centrocampo. La Melina non è fatta apposta, è il stile di gioco. Giorgio Melina ti chiamo. Intanto Gabbo continua ad attaccare. Non funzionano le due occasioni che ha avuto. Attenzione, cos'è? Un palo. No, non funzionano i controller, mi sembra, in questo caso. Qua ci sono un po' di problemi tecnici. Neanche il gol della merda gli entra, Gabbo. No, era segnale che dovesse finire così. 4-0 per Zano. Un risultato che poteva anche essere meno cattivo. Gambero non merita questa classifica. No, Gambero sicuramente non merita. No. Attenzione, qua ve la lascio a voi, ragazzi. È la partita del campionato. Allora, questa è la partita delle partite. Una partita dove Just Won con Dved non si sono parlati per almeno una settimana. Perché non si spoileravano le tattiche. Ciccio Musa, la prova subito, perché sappiamo che hai trovato la tua musa ispiratrice in questo giocatore, caro Ornino. Ma anche e soprattutto il buon Dved, che è più diventato difensivo negli anni. Ma guarda, cioè, che qua Ornino difende meglio di come attacca. Sì, Dred è molto catenacciaro, Ronnino in questa partita era, oddio, 7 centimetri dallo schermo con l'asciugamano e il powered sulla scrivania, che stava in tutti i modi cercando di non, tipo, di pensare devo vincere, non posso fare gol. Era attesa per entrambi, tra l'altro laggava anche abbastanza, la partita è stata un po' randomica. Cosa? Oddio! Te lo sapevo. Vabbè, l'ho fatto anch'io a stagionata. Cioè, si è sentito il silenzio, il lag di tutti quanti noi. Cioè, ci siamo contenuti nel dire qualsiasi cosa. Io non so cosa dire. Era anche il quarto tiro lì. Guarda brutto. No, il difensore la poteva prendere. Però il difensore, ragazzi, difesa intelligente. Vabbè, attenzione, Dreddez. Proverà il tiro sicuramente. Rischiata. Pericolo. Laggava anche Butler. Sì, ma ragazzi, distanza. Ma dove eravate? Uno in Guatemala, l'altro no, dove? No, nella God of House, Pastor for the win, Dani. Adesso mettiamo a posto la connessione, ecco, però. Grazie. Ma qua finisce qua. Quel lag lì dà il tempo alle persone di concentrarvi, ancora non l'avete capito. Poche però... occasioni, molto equilibrata. Abbiamo sottovalutato questo finale, ma cioè con questo match che poteva andare a cambiare un po' le sorti di questo campionato, Ron prende un netto distacco su gli altri e ragazzi, quindi lo scontro diretto per 1-0.
Che partita! Sudato fino alla morte, te lo assicuro. Guarda, io, perché... io posso dirla, regà. Secondo me Ron sto campionato lo porta a casa. Eccola là. Grazie, John. Devo fare 3 punti in 3 partite. Sono sicuro. Guarda, che non succederà in questo momento. Anche alla prima partita farai già i 3 punti. Prima di parlare della prossima, vediamo la classifica per aggiornata. Sì. Ron 35, Andrea 29, Johnny Kick 28. Quindi gli ha rosicchiato 3 punti. E Johnny, siamo lì, siamo lì nel troppo podio. Forte. Zano 26. Tra l'altro Johnny e Dre devono ancora affrontarsi, quindi sarà un secondo big match per la zona Champions. Zano 26, Mollu 25, anche lui ha fatto un bel recupero in classifica. Poi seguono Marza, Dani Gabbo e Zamp, sì, lì sotto. E Delu chiude a 6. Sì, no, scusa, ma cos'è sta spocchia sì lì sotto? Sì, infatti non ho capito. No, c'è il distacco tra Mollu e tutti sì. voi di 7 punti. Allora, tu mantieni le tue alte sfere. Noi siamo lì di sotto, ma cioè, siamo rognosi, ok? Ma è ovvio che rognate, cazzo. Gabbo ha dato 4 pere a me, pensa un po'. E io sono il prossimo, e mi tu sa. Tu sei il prossimo, perché vediamo dalla classifica che la prossima giornata vede appunto me contro Dani Battle, quindi vediamo se rognerà abbastanza. Battle per favore. Ragazzi, allora io per una volta io non l'ho mai fatta questa per cosa. Favore. Non ho mai commentato un video, non ho mai chiesto un supporto, non me ne frega un cazzo, però vi prego, per una volta io vi chiedo una preghiera per un pareggino, il Ronnino pareggino, amici. Hashtag Ronnino pareggino scriptino. Esatto. Tra l'altro le altre partite sono Zamp Gabbo, che potrebbe essere una partita molto equilibrata, molto combattuta. Johnny contro Mollu, un'altra partita sì. bella da vedere, eh, nel viso, sì, nelle ragazzi. Fasi alte del campionato. Marza contro Dread e Delu contro Zano, che vi ricordiamo che per quanto possa sembrare impossibile, Delu l'andata ha vinto contro Zano. Sì, sì, ma con, lui stava giocando a volano in quella partita. Vabbè, ma però è vabbè. Successo. Vabbè, è comunque. Vediamo anche la classifica dei marcatori aggiornato con Han, che è ancora lì a 15 gol. Seguono Cavani a 14. Hai fatto Musa. La battuta, comunque Han è ancora, l'hai fatta anche te. Involontaria la mia. Per oggi direi che è tutto. Noi ci rivedremo domenica prossima con la terz'ultima giornata di questo campionato incredibile di Melagodo. Avete qualcosa da aggiungere? Sì, se no... io vorrei aggiungere che se tu Ron vinci il campionato avendo vinto la Coppa e vincendo poi quello che sarà, lo spoileriamo anche, cosa la sfida, la sfida tra il secondo del campionato e quello che ha vinto la coppa, quindi sei sempre te, cioè sostanzialmente c'è perché la supercoppa, sì, c'è la supercoppa, se mi vinci anche la supercoppa mi fai il triplete e puoi andare a fare il culo, ecco, questo è il concetto. Ma preferisco che lo faccia qualcun altro il triplete quest'anno che non sia a livello videoludico, e la chiudo qua. Ai. Io non dico niente. Io da interista faccio in bocca al lupo anche a quella squadra lì, così va bene. Okay. Per una volta sono con questo sono gesto di sportività incredibile, noi vi salutiamo. Dai. Lasciate un bel mi piace e ci vediamo settimana prossima da Ron, Johnny e il Dani Battle. Tenete tutto. In caldo le vostre madri. Ciao. Ciao, regà.